Ciao amici, oggi andremo a preparare una frittata. Siccome mi sono ancora rimasti degli asparagi, quindi oggi farò una frittata di asparagi e cipollotto, perché ho anche cipollotto fresco, quindi faccio questa frittata qua, che è una frittata che mi piace tanto. Ma prima di andare avanti, se vi piace il mio video mettete un bel like. E se non siete iscritti, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina così vi arriverà la notifica quando inserirò nuovi video. Quindi vado alle ciance, andiamo con questa preparazione. Gli ingredienti per questa frittata sono: questi sono gli asparagi che mi sono rimasti. Allora, asparagi, due uova, un bel cipollotto fresco, del parmigiano grattugiato, sale, pepe, un goccio di latte e chiaramente l'olio d'oliva. Quindi andiamo alla preparazione. Come prima cosa ci puliamo gli asparagi, rimuoviamo la parte terminale che è dura, corriaccia, poi con un pelo a patate li peliamo alla base, ecco, li abbiamo pelati. Adesso con un coltello li tagliamo a rondelle. Allora, le tre punte più belle me le lascio da parte perché così decorerò la frittata. Mettiamo dentro una ciotola. Adesso ci puliamo il cipollotto. Eliminiamo sempre la prima foglia. Lo tagliamo a metà. Poi ripetichiamo questi. Un filo d'olio in padella . Accendiamo il fuoco e rosoliamo il cipollotto. Inseriamo gli asparagi. Saliamo. Mettiamo un pizzico di pepe e un goccio d'acqua. E li cuciniamo per 5 minuti. Praticamente cuciniamo prima gli asparagi e dopo cuciniamo insieme all'uovo gli asparagi, quindi così abbiamo una frittata cotta perfettamente.
copriamo con un coperchio in modo che così acceleriamo la cottura. Una cottura, diciamo, semi a vapore. Ecco, adesso lasciamo scoperto. Lasciamo asciugare un po'. Ecco, gli asparagi l'ho cotto. Adesso li mettiamo in una ciotolina. E li lasciamo raffreddare. Ci prepariamo adesso la base della frittata. Quindi rompiamo due uova, mettiamo un pizzico di sale, un pizzico di pepe, un goccio di latte. No, perché io aggiungo il latte? Perché il latte praticamente fa crescere la frittata, fa crescere, diciamo, la rende più porosa, quindi più morbida. A me piace più morbida la frittata. E mescoliamo. Aggiungiamo il parmigiano. Metto un filo d'olio nella padella dove abbiamo cucinato gli asparagi prima e inserisco gli asparagi con la cipolla. E mescoliamo. La padella si è riscaldata, mettiamo la frittata. Incomincia a prendersi sul bordo. Copriamo col coperchio e la lasciamo cucinare per 2 minuti. Vediamo com'è. La lasciamo un po' asciugare. Adesso andiamo a girarla. Un minuto di cottura e ci siamo. E la nostra frittata è pronta. Adesso andiamo a piattarla. Ed ecco qua la frittata di asparagi e cipollotto fresco. Ecco qua la frittata. Spettacolare, c'è un profumo proprio.
profumo, guardate qua, favoloso veramente. E adesso facciamo la prova d'assaggio. Guardate. Morbida, come piace a me. Sapore di asparagi e cipollotto. Eccezionale, veramente eccezionale. Quindi se vi rimangono degli asparagi, non sapete cosa fare, fatevi una frittata di asparagi e cipolla. È squisita, veramente squisita. Se vi piace il video mettete un bel like, se non siete iscritti al canale iscrivetevi, attivate la campanellina, così vi arriverà la notifica quando inserirò un nuovo video. È dall'Austria, bis bald, tschüss!